questa intensa giornata a Lampedusa, che è stata destinata essenzialmente a due obiettivi. Il primo di carattere sanitario, che per una volta non si occupa della questione dei migranti, ma che si occupa dei cittadini di Lampedusa, dei turisti che vengono a Lampedusa e delle persone che vivono sull'isola, sia quella di Lampedusa che quella di Linosa. Il presidente Musumeci alcune settimane fa aveva lanciato una proposta, l'idea che sull'isola si potesse realizzare una struttura ospedaliera. C'è un ospedale a Lipari, ce n'è un altro a Pantelleria. Lampedusa, che è simbolo non soltanto di accoglienza o di arrivo in Europa, ma che è un simbolo nel mondo, una città che era stata destinata, un'isola che era stata destinata del premio Nobel, la meta del primo viaggio di Papa Francesco. Bene, la regione siciliana sta realizzando lo studio di fattibilità dell'ospedale di Lampedusa. Abbiamo lavorato con la nostra assistenza tecnica per assicurare una copertura economica. Oggi con Guido Bertolaso, insieme al sindaco Martello, abbiamo individuato l'area che è adeguata alle esigenze della realizzazione di una struttura ospedaliera e quindi entro la fine del mese di agosto partiranno le procedure previste dalla legge per lo studio di fattibilità ed entro la fine dell'estate, speriamo di poter avere anche la prima bozza di progetto. Questo per quanto riguarda quello di cui di solito ci si occupa di meno, le persone che vivono normalmente a Lampedusa. Poi ovviamente ci siamo occupati, come era giusto che fosse, della grande emergenza nell'emergenza, l'emergenza sanitaria connessa allo sbarco di migranti nella fase non di grande picco epidemico, ma comunque nella fase nella quale l'epidemia è e resta un'epidemia circolante. Qui abbiamo davvero potuto vedere delle cose che ci fanno comprendere come, quando il Presidente della Regione ha detto che da parte del Governo nazionale non esiste un piano per l'emergenza migranti, forse è stato anche troppo generoso. Nell'hotspot di Lampedusa, dove ancora oggi ci sono 400 persone, perché la grande nave messa a disposizione della quarantena dal Ministero dell'Interno è partita senza svuotare l'hotspot, abbiamo scoperto che non c'è un'area grigia. La Regione realizzerà un laboratorio per esaminare immediatamente i tamponi e sta preparando il progetto per la realizzazione di un'area grigia all'interno dell'hotspot. Una cosa banale: se arrivano centinaia di persone, si deve sapere chi è positivo e chi è negativo in maniera tale che gli uni vengano divisi dagli altri. Siamo ad oggi alla realizzazione di una evidenza, direi quasi scientifica, ma talmente evidente che non ci si era pensato, e a questo sta dovendo pensare la Regione siciliana. Il capo della Protezione Civile, l'ingegnere Cocina, che era con me in questo sopralluogo, si è reso disponibile per una immediata ordinanza, in maniera tale da poter individuare il soggetto attuatore che dovrà realizzare il laboratorio su Lampedusa, che entro 24 ore dal momento in cui il laboratorio sarà operativo ci dovrà consentire di avere almeno 200 tamponi al giorno. La Regione continua a fare la Regione, si resta in attesa che lo Stato faccia lo Stato.